Quali progetti sullo smaltimento dei rifiuti e sul termovalorizzatore? La gestione del ciclo completo dei rifiuti è un tema molto caro e molto vicino al Movimento 5 Stelle. Fu uno degli assi fondanti e dei temi chiave che portarono alla costituzione dei primi meetup, quindi delle prime esperienze aggreganti poi diventate Movimento 5 Stelle. Noi riteniamo che una gestione corretta dei rifiuti sia, oltre che corretta nei confronti del rapporto col cittadino, visto che paghiamo delle bollette molto salate, anche un elemento chiave da portare all'attenzione dei medesimi per quanto riguarda la salute pubblica. Porteremo sicuramente avanti uno studio di fattibilità in accordo anche con i comuni limitrofi per valutare se i servizi forniti da ERA sono in termini qualitativi e anche in termini di costi congrui con quelli che sono le prestazioni fornite. Da lì partiremo per fare un ragionamento in sinergia con le altre amministrazioni affinché si possa arrivare all'aumento della qualità complessiva del servizio. Noi siamo sicuramente per la raccolta porta a porta molto spinta, quindi anche di una certa qualità nei confronti del servizio del cittadino, ma siamo anche rivolti con particolare attenzione a tutto quello che è il tema del riutilizzo, quindi economia circolare che spreca poco e che tenta di riutilizzare materiali che diversamente magari verrebbero gettati. Siamo chiaramente anche nell'ottica di dare un supporto, un incentivo, e lì stiamo studiando delle misure tecniche precise, alle imprese, alle famiglie che riescono e dimostrano di utilizzare nella loro vita quotidiana, ma anche nei processi produttivi delle imprese, delle politiche di basso consumo di materiali. E quindi questo per portare complessivamente a un risultato e ad un impatto più basso relativo alla gestione dei rifiuti nel territorio. Questo me lo sento di dire perché è un elemento chiave alla salute dei cittadini e passa anche da quello che è il monitoraggio del termovalorizzatore presente a Coriano. Come dicevo prima, per la gestione dei rifiuti anche l'incenerimento, la termovalorizzazione comportano e possono comportare dei rischi per la salute, pertanto continueremo in quella che è l'opera di monitoraggio e di rilevazione, ma oltretutto implementeremo e quindi sosterremo in termini di fondi quelle attività che servono a monitorare da un punto di vista epidemiologico quelli che sono i risvolti dell'utilizzo di un impianto del genere vicino ai centri abitati. Questo è un tema, quello della gestione dei rifiuti, molto complesso, va affrontato in modo scientifico, vanno trovate delle soluzioni condivise e anche lì richiamiamo l'attenzione, come facevo prima, al sistema. Quindi Riccione non può muoversi da solo, si deve muovere insieme agli altri comuni, si deve diffondere una cultura relativa alla gestione dei rifiuti di un certo tipo che vada verso le famiglie che si adoperano per consumare in una certa maniera e riutilizzare il prodotto e lo scarto in una certa maniera, ma anche al mondo delle imprese. Quindi questo è un tema centrale, un tema dove noi apriremo alla città un dibattito per confrontarci su quelle che potrebbero essere le soluzioni migliori da adottare, però sarà uno dei temi, come dicevo, fondamentali per approcciare anche una delle voci di costo più importanti per il comune, che è la bolletta energetica e di tutto ciò che comporta anche la gestione dei rifiuti.